direi che poi la quotidianità del nostro lavoro anche al Ministero prevede sempre degli incontri, degli aggiornamenti, quindi è molto importante quello che ha appena detto il Ministro sulla capacità di lavorare insieme anche per cercare di portare a casa quei 6 punti finali che insomma, incombono da quello che dovremmo partire. Io volevo anche fare un brevissimo accenno a una delega che mi sta molto a cuore, che è quella sulla disabilità e sulla scuola in ospedale. Io so che voi gestite in prima persona molte di queste situazioni relative all'inclusione e agli studenti con disabilità e anche ai sempre maggiori studenti ricoverati che grazie anche a degli ospedali di eccellenza dove veramente questi ragazzi riescono a mantenere il contatto con la scuola, portano l'Italia ad essere orgogliose di quello che fa in questo campo. Però il Ministero ha intenzione di incentivare e di portare avanti anche con un osservatorio sulla disabilità che con le associazioni è sempre più frequente nelle sue convocazioni, di portare avanti questo discorso. Oggi ho portato i saluti della Presidente Meloni, che è ben consapevole del grande lavoro che la ANP fa nel campo ovviamente della dirigenza scolastica. È una scuola sempre più complessa, è quella che si è paventata dopo la pandemia e quindi i presidi hanno un sovraccarico di lavoro burocratico oltre alla gestione del PNRR, che per loro rimane comunque un problema perché è complicato e spesso non c'è il personale che li possa aiutare. Il Ministero comunque sa benissimo quali sono le criticità, ha un'interlocuzione continua con la ANP, come anche confermato oggi il Presidente Giannelli qua, dicendo appunto che c'è col Ministero questa interlocuzione molto proficua e quindi noi continueremo e cercheremo di analizzare i punti di criticità che sono emersi da questo congresso, almeno in questa apertura. Segretario, prima il Ministro quando sulla maturità diceva che non sarebbe cambiato praticamente nulla, quindi qualcosa cambierà oppure rimarrà così insomma? Ma per adesso non risultano delle novità sostanziali. Voi avete intenzione di cambiare qualcosa? Non è all'ordine del giorno.